E allora, rieccoci qui, le squadre ormai sono in campo. Vi ricordo quanto costano le squadre, questo servizio che noi vi offriamo ormai da un anno, che mi sembra sempre molto interessante. I valori dei cartellini: 200 milioni di euro per la Lazio, 355 per la Juve. Gli ingaggi: 63 per la Lazio, 102 per la Juve, 264 milioni di euro, la metà. 457. Più o meno la metà. Da casa cosa dicono, Serena? Vai. Andrea ci scrive: oggi Allegri fa la fine della colomba di domani. E poi Tommaso... ci scrive Mimmo, di' al direttore che non è colpa tua, è stato Sandrea a far perdere portato il Napoli. Una sfiga, cosa c'entra Sandrea? Ma Sandrea tutto il tempo, ma il Napoli recupera perché il Napoli in 3-5-2, 4-3-3, 3-7-3, 4-2-6, alla fine della tira una seccia, ma una seccia che non le dico direttore, non me va, io mi faccio agitare. Se Sandrea ci prende si vanta, no, si vede, io sono allenatore. Se avessi indovinata una. Se non ci prende fa il vago, se non ci prende fa il vago. Mi ricordo che se è passato alla storia per dire se il Milan vince lo scudetto non verrò più ospite. Hai voglia. Vabbè, Sandrea bisogna prenderlo così, insomma, per come personaggio. Allora, gli ultimi Lazio-Juventus in campionato, vedete due vittorie della Lazio, un pareggio, tre vittorie della Juventus. Ovviamente, mentre le squadre si stanno disponendo in campo, è sotto esame l'allenatore. Vi ricordo che Scanavino... E ieri Allegri si è compiaciuto di questa cosa perché ha detto se lo dice Scanavino lo dice la proprietà, cioè John Elkann. Cosa ha detto Scanavino sul futuro di Allegri? Questo aveva detto su Allegri: c'è grande fiducia nella squadra e nell'allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione in corso, la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Che per certi versi significa che se non vai in finale di Coppa Italia ti cacciamo. Boh, eh beh. L'obiettivo è andare in Champions League, un po' di paura c'è, ma insomma mi pare che la Juve sia ancora abbastanza tranquilla, e andare in finale di Coppa Italia. Se la Lazio vi elimina? Beh, intanto vediamo in campionato cosa succede. A voi va anche bene il pareggio? Diciamolo subito. No, no. Come no? Non dobbiamo vincere. No, dobbiamo vincere. No, la Juve ha bisogno di fare, ha bisogno di trovare tre vittorie, minimo sindacale, tre vittorie nelle prossime nove partite. A meno tre vittorie. Non è che posso rinviarle alle ultime tre. Sai perché poi... vincere, Fabio, scusa? Vincere per dare un segnale che abbiamo riacceso il motore. Certo. Basta. Ragazzi, nelle ultime quattro di campionato si è spento a Juve-Empoli, si deve riaccendere di campionato. Noi andiamo a Bologna e a Roma, che sono le dirette inseguitrici. È interessante che Lazio-Juve la partita dove non si pareggia praticamente mai, tranne una volta. È troppo chiedere a Chiesa di fare un gol stasera, no, visto non è che non avete Vlahovic, non avete Milik, che non ha mai fatto un gol. Ken non ha mai fatto un gol. Però l'abbiamo avuto poco. Peraltro Ken è uno che ridendo e scherzando porta a casa 4 milioni di euro all'anno, cioè viene non pagato ma quanto Giroud. Ma è una quelle operazioni famose. Famose della dirigenza sciagurata. È stato a un timbro dal passaggio all'Atletico Madrid agli ultimi giorni di gennaio. Lui è tornato, malvolentieri da infortunato. Malvolentieri. Non ha superato le visite. Va bene, prego Elia. Cortomuso 1-0 o 2-1 per la Juve? Senti questo quando che minuto a che minuto però non sì, è bello no, dire no. Elia potevi anche evitarlo di a casa scusami cioè, ma lui devi sempre tagliare le gambe no perché passa per un menagramo poi lui ha delle sensazioni ogni sembra un po' Sandré però allora, cioè, non vorrei che succedesse la stessa roba attenzione vediamo io sono pro Allegri scusa nota che non è stata colta una nota tricolore la Juventus oggi schiera 7 italiani nella titolare tutti dalla centrocampo in su, solo 7 italiani, nessuno in difesa in porta. Che... Nessuno in difesa, come in difesa c'è Rugani, però 7 dal centrocampo in su, solo 2 sono nazionali. Solo 2 nazionali. E direi che la Juve è più a mal partito che ci sia in questo momento, negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Forse ho osservato un minuto di raccoglimento per Gio Barone, sapete, tragicamente scomparso alla vigilia dell'ultima partita di campionato. Juve maglia nera, partiti. Forza, ho fermato l'assetto a 4. La Juve con Danilo, terzino destro, come nel Brasile, non lo fa da 3 anni. La Juve a 4. E Decio sinistra, terzino sinistro, 4-3-3 con Cambiaso che dovrà fare sia l'attaccante che il tornante a destra, Chiesa. Quindi rivoluzione tattica perché della Juve. Fabio, perché in effetti Cambiaso il meglio lo dà a piede inverso,
Cioè lui è un mancino ma gioca molto meglio a destra. E De Sciglio invece fa tutte e due. Quindi le... Quindi questa le è prontamente la grafica ci assiste. Vedete come è cambiata Juve rispetto alle previsioni. Difesa 4 con Danilo a destra e De Sciglio a sinistra. Tre centrocampisti, Miretti, Locatelli e Rabiot. E tre attaccanti con Chiesa nel binario di sinistra che gli è tanto... Meno male. Congeniale, va bene, la Juve perde palla, la riconquista e poi la riperde, via. Un minuto di gioco, retto passaggio. Un minuto di gioco e poi il passaggio indietro al portiere Madazza. Direttore, a centrocampo, noi abbiamo Rabiot. Un errore anche di Bremer che sbaglia un passaggio, butta la palla direttamente in fallo laterale. La Juventus in questo momento è in grandissima difficoltà, anche mentale mi Ma pare. Ma senza che la Lazio però abbia fatto, cioè non sei vittima della Lazio, sei vittima di te stesso. Di te stesso. Fabio, può essere, in questo che, momento, può essere questo momento. Che l'allenatore non gli dia due schemi, non gli, li faccia giocare così male? Per me è mediocre. Ma non gli dà, Fontano, non ci sono di schemi. La linea! Vai, pesce, vada. Attenzione, rompiamo la linea, ragazzi. Andiamo sulla destra, c'è Marusic. Marusic, squadra ben messa in campo dal nuovo allenatore Estintori Tudor. Attenzione, ancora dietro per Romagnoli. Romagnoli ha cambiato un po' di cose, perché Pedro l'ha messo nel mezzo del campo, Anderson nel mezzo del campo. Quindi non più la serata. Adesso dall'altra parte Zecchegni si attiene al bersaglio, scarica dietro, arriva Cheme da dietro, vediamo, siamo compressi dietro, andiamo Cheteldi ancora dietro, centro metà campo, Romagnoli che allarga tutta a sinistra, vediamo se Chiesele trova lo spazio, no, preferisce ancora una serie di passaggi e triangolazioni, si rimane sempre un po' più sul posto. Adesso ci proviamo sul laterale di destra, anzi per vie centrali, in infilata, 1-2, Anderson, attenzione! Gol! No! Sembrava gol! Sembrava gol! Incredibile! Castellano! Cosa si è papato? 1-2 di Castellano! La palla di Felipe comunque Anderson. Questa mi sembra la Juventus del Cortomuso. Questa è cosa ti ho detto? Cosa ti ho detto? Attenzione! Attenzione, sembra la Juve di Fiorentina Juventus questa con l'Immobile. Allora, guardate, schema veloce della Lazio, un tocco qui, palla in direzione di Castellanos, Castellanos entra in area da questa posizione sull'uscita di Szczęsny, tira, sembra gol perché la palla muove la rete, ma la rete è esterna e termina poi fuori, però è la seconda palla gol della partita per la Lazio. L'Immobile gol. Ragazzi, con l'allenatore qui non si gioca. Giochiamo, l'arbitro fa proseguire, Rabiot perde un tempo di gioco, dai Lugani subito! Dai che è il momento! Niente, vogliamo provare forse a respirare, a tenerla noi nella loro metà campo, Chiesa galleggia, palla al piede, sul fronte di sinistra, larghissima sinistra De Sciglio, bravo! Per Rabiot, Chiesa! Cosa ha parato il greco? Meno male, buona cosa! Cosa ha parato il greco? Dai! La piazzata, Chiesa! Sì, ma era molle! E allora, Chiesa, una bella palla in aria, prova il diagonale, un po' lento. Questo portiere c'ha un profilo. Guarda che l'ha calciata bene. Mica indifferente, te lo dico. Allora, il naso aquilino. Adesso ve lo faccio vedere. Intanto c'è calcio d'angolo. Bastava reclamarlo il primo tiro in porta. Chiesa ha una buona palla in area. Lui piazza un po' un interno destro. Forse è maturo. Un pochino più. Però. È maturo. Il Ghepardo. Miretti, corner, tutti all'altezza del dischetto. Anche Cambiaso Bremer di testa, però colpisce. Allora c'è un'azione finalmente della Juventus. Una specie di dai e vai che mette la Juve in questa situazione. 1, 2, 3, Chiesa in questa posizione, prova un rasoterra preciso, si tuffa Mandas e con la mano allunga in calcio d'angolo. Forse Chiesa, quando aveva la palla qui, se avesse provato una soluzione più potente, poteva fare meglio. Il suo diagonale era a fil di palo, ma non sufficientemente veloce. Non si può dire che l'abbia gestita male, però poteva fare meglio. Ma riparte la Lazio, attenti. Sì, un tentativo, però palla sbaglia Cataldi, buttata proprio in avanti. La palla colpita male, spenta, il lancio doveva essere, si è spenta, dice soddisfatto Sara della Juve. Prego, segnala la Lazio, si è spenta al 44esimo. La Juventus è accesa. Colpo di tacco inutile di Miretti che riparte palla, ma è vero, riparte Miretti, la Juve, Miretti protegge poi sul servizio Rabiot, Bremer attaccato da Castellanos,
sul fronte destro prova a scaricare i giri del motore Cambiaso, che poi frena, ha varcato la linea mediana sul settore destro e poi centralmente il solito Locatelli, che è sempre molto libero. Dai, Locatelli viene lasciato libero, lo sfrutta poco questa cosa. Proviamo abbastanza in maniera prevedibile ad andare da Chiesa. Chiesa contro tutti, Chiesa! Bravo! Centrale, tiro dal limite, parata di Mandas. Di Chiesa. Però stiamo cominciando un attimino. No, sono gli altri che sono calati. Bravo, bravo, ma non abbastanza, nel senso che Chiesa arriva qui, finge di fare un tiro, invece si accentra, improvvisamente fa partire poi un tiro, ma è molto centrale, quindi diciamo... Beh, le due azioni che ha fatto la Juve la Chiesa, però, Fabio. Beh, una, questa sì, però, questa sì, dai, però. Ma quella di prima è facile, di facile lettura. Quindi, cioè, la Lazio aspetti non di gioca Chiesa, più la palla. Adesso la Lazio, non gioca più la palla. Ogni stagione, dai. Butta la palla dall'altra parte. Allora, sembrerebbe in questo momento... Bene, rieccoci, è iniziato da un minuto, anzi due, il secondo tempo, nulla da segnalare, se non che c'è Illing a sinistra e McKennie in mezzo al campo. Quindi Illing al posto di chi? De Sciglio. E McKennie al posto di? Miretti. Quindi Miretti. Si può dire che aveva sbagliato? Beh, ma si può anche dire che magari, visto che giocate di nuovo martedì, vuole fare ma un dai, po' di turno? Ma inizia nota a margine, Allegri, io credo in 7 anni, questo è l'ottavo, che l'Ena Juve non ha mai fatto sostituzioni dopo il primo tempo, se non per infortunio. E quindi Miretti, Miretti è la quinta volta che parte titolare quest'anno, è la quinta volta che toglie dopo il primo tempo. Se ne deve fare una ragione, però. Ecco, fatemi dire questo, però, perché così come non bisogna essere troppo pro, non bisogna essere neanche troppo contro. Cioè, sarà più importante la partita di oggi o quella di martedì? Se martedì. Io voglio fare oggi, perché non dobbiamo sguagliarci. Ma sono importanti tutte e due. Cambiaso, chiuso il cross di Cambiaso, riparte la Lazio. Prova a ripartire la Lazio, però è chiaro che è un'altra Juve, si vede subito da questi primi minuti. È una Juve sicuramente più arrembante. Adesso è Pedro. C'è che metà campo, si guarda intorno. Allora riformulo la domanda: è meglio arrivare secondi e perdere la Coppa Italia o arrivare quarti e vincere la Coppa Italia? Quarti e vincere la Coppa Italia. Allora spara la partita martedì. Però quarti dove vinci, la matematica del quarto posto ce l'ho 4 giornate anticipo. Ma mentalmente. Non all'ultima col Monza. Ma mentalmente, se la vinci stasera, poi martedì vai con un altro spirito a giocare la partita. Ma chi lo sa, riparte la Lazio, via. Sì, riparte la Lazio, attenzione, è la Lazio che manovra nella metà campo della Juventus, è decisamente un'altra Juventus rispetto al primo tempo, è sicuramente più arrembante, ancora sulla destra Marusic. Giocando nella metà campo di quarta adesso. Giro palla adesso della Lazio con Kemed alza la testa, cambia gioco sulla sinistra dove c'è Zecchegni. Zecchegni, calcio d'angolo. Calcio d'angolo alla destra di Szczęsny, calcio d'angolo per la Lazio. Si è ripreso di nuovo a giocare costantemente sulla tre quarti campo della Juve. Doppietta in nazionale, in under 21 inglese, è in gran forma. Dai, Samu, Ealing, what a feeling! Attenzione. Ci serve una scossa. E c'è Zecchegni. Un elettroshock. Un Zecchegni con what a feeling anche Zecchegni palla in mezzo Zecchegni in due tempi, palla Cambiaso, dribbling, slalom in aria, palla in area piccola, rinvia Bremer in stile football americano e regala la palla alla Lazio, ma almeno ci siamo tolti questa patata bollente che ci siamo creati da soli al solito. Sarà l'incarico ovviamente per non essere sbilanciati in mezzo a Danilo, proprio sotto gli occhi di Igor Tudor. Siamo quasi a metà campo, Danilo guadagna un pochino di campo prima di battere, poi serve Rabiot all'indietro. Cosa? No! Daglia Rabiot, Felipe Anderson, Rugani però per fortuna è posizionato meglio di Immobile. Poi Rugani mette la palla in fallo laterale, poteva gestire meglio questo pallone, ma l'errore è stato di Rabiot. Intanto Bremer combatte come un leone, riconquista la palla quasi da solo. Siamo in palla, ragazzi, non possiamo perdere la Immobile palla, prende la palla, la larga tutta a destra, ancora sulla destra arriva Marusic, ancora Immobile entra in aria, si gira bene, la scarica dietro, mamma che mia, tiraccio di Marusic, era gol. Giocatore della Lazio. Allora Immobile mette una palla in mezzo, Marusic tira colpo sicuro, come deviato? No. E la palla viene deviata da qualcuno, ma Bremer. Da chi? Da Bremer. Da Bremer. Può essere. C'era però un uomo a terra proprio davanti a Szczęsny che era scivolato, Zaccagni, non so. No, la deviazione con forse di Bremer che salva la Juventus. Col polpaccio con la gamba. Più che allora, praticamente è un passaggio qui di Immobile.
Immobile mette qui in direzione di, non chiedetemi chi è che tira, Marusic, tiro di Marusic a colpo sicuro e con il polpaccio Bremer devia una palla che sembrava destinata al gol. Sì, ma il giocatore della Lazio perché era per terra? E adesso è boh. Ho visto una traccia in un taglio. Vediamo se c'è qualcosa. Aia, Hai visto? Tecnicamente parlando era un rigore per la Lazio. E non gliel'ha dato. È andata bene. Che la barra. Ma è silente. Niente. Chi è la barra? Mazzoleni. Mazzoleni. Ragazzi, attenti alla Lazio. Attenzione alla Lazio. Ennesimo cross in aria. Cosa succede? Che mentre c'è l'azione qui. Guardate, questo è Bremer. Ma questo è rigore. Fabio, mamma mia. Ha fatto rivedere, ma questo è rigorissimo. Questo è Bremer. E questo è un giocatore della Lazio. Chi è che va indietro? Cataldi? Zaccagni. Ah, Zaccagni. Allora, la palla arriva qui. Zaccagni sta per andare in area. Bremer lo prende. Per la maglia. Per la maglia. Ma facciamo vedere la moviola umana. Ma è diventata lunga così. Sì. Esatto. Quindi Bremer, quando vede che Zaccagni gli sta passando dietro, che cosa fa? Lo prende così, si giri, per la maglia, gli tira la maglia e lo butta a terra. Marotta League. Cioè, ecco. È andata bene. Se l'avessero fatto contro la Juve, sarebbe stata giustamente fuori gol. E voi onestamente dite, era rigore. Alzi, cosa fare lì? Si alzi. L'abbiamo visto subito. Lapo, ti prego. No, ti prego. È l'Inter. Ti prego. Attenti alla Juve che attacca, sbaglia palla, però attenzione ancora. Danilo ha sbagliato, credo, 30 palloni. Attenti intanto, e poi c'è un fallo e ammonizione anche per UEA. Questa cosa. Allora, però questo lo voglio dire chiaramente, noi siamo obiettivi, bene. Almeno magari non tutti i nostri ospiti, però ci piace essere onesti. Questo è un errore clamoroso, non dell'arbitro, perché l'arbitro sta guardando l'azione, è il barista che deve chiamare l'arbitro. Vedi? Cioè, oggettivamente, c'è un giocatore a palla distante che viene preso per la maglia mentre entra in area, tirato giù, lì è Mazzoleni che ha dormito. E allora, siccome non vale solo se è penalizzata la Juve, diciamolo anche, ma cosa ci sta a fare la VAR? Assolutamente. Cioè qui il barista doveva dire vieni un attimo, vieni a vedere, è incredibile questo. Lato, noi siamo obiettivi. Ma andare a pensare noi non l'Inter, sai quanti ne dobbiamo vedere? Parlate di ognuno per conto suo, riparte intanto la Lazio, via. Sì, prova a ripartire sul laterale sinistra. Gilardino ancora fa correre la palla, forse offside di Anderson, vediamo si è chiamato. Con il gioco di rientro a destra, una ne dobbiamo creare a Kenan Yıldız. È davvero incredibile. E devo dire, io non l'ho rivista prima perché non c'era replay. Mi dicono che anche Szczęsny, qualcuno mi ha detto, poteva anche aver fatto rigore nel primo tempo. Detto Fabio che aveva preso è chiaramente un'azione che l'arbitro non può vedere perché ribadisco, l'arbitro giustamente che è qua, l'arbitro sta assistendo questo tipo di azione e non può vedere che qui c'è Bremer che prende per la maglia e tira giù l'avversario. C'è una Hai ragione, l'arbitro non lo può vedere, non è colpa dell'arbitro. La VAR serve proprio in quei casi lì, qui l'arbitro non sa e non può valutare. Due più recupero, Rabiot, giro palle sbagliato per Sekulov, Marusic però perde il contatto col pallone, fallo laterale per la Juventus. Però vedete che alla fine Iacaccia dice sinistra. Dai che nostra, Cardani che è cattivo dentro, invece no, Cardani ti fa razza. Va bene così. Direttore, non sono cattivo per dentro. Va bene così. Io sono realista, disegnano così. Ma siamo inguardabili ragazzi stasera. Siamo inguardabili stasera. Non lo so. Ma che giocatori. Bravo, Danilo si è allungato il pallone. Era da solo, abbiamo già perso palla. Un minuto e mezzo più recupero, palleggia la Lazio. Siamo con il Diz, unica punta. Palleggia la Lazio. Attenzione. Ma fateglielo uno! Attenzione, adesso è Guendozzi. Guendozzi si porta avanti la palla. Guendozzi dalla scarica tutta a destra, a sinistra. Anzi, Lupo Alberto si guarda intorno, tiene la palla, poi cerca subito Anderson. Palla avanti, palla indietro. Palla avanti, palla indietro. E poi ancora Girardino, ancora Guendozzi che cerca di trovare un pertugio in questo pullman che si è creato bianconero davanti all'area di rigore. E poi ancora Romagnoli gira di nuovo sulla sinistra dove c'è Giro, ancora Anderson, Guendozzi alza la testa, palla morbida in aria e poi prende la mette in calcio d'angolo. Guendozzi, un godimento e riempie la bocca, Guendozzi. Allora, calcio d'angolo, Juve che deve ancora soffrire, un minuto alla fine. Tenti a e se dovete prendere gol, sarebbe a corto uso. Sarebbe a corto uso. Schema, schema! Attenzione,
attenzione, battuto subito, palla in mezzo, esce con i pugni Solgenizzi, la mette fuori, la manda lontanissima, soprattutto che è una cosa indiscutibile, il fallo di Guendouzi. Allora guardate, questa è la Juve in campo attualmente, veramente una squadra disastrata, perché vedete Seculov, Ealing, McKennie, Rugani, breve dai ragazzi. Dei ragazzi lì davanti, non c'è attacco. È il futuro. C'è il futuro. Sì, peccato che oggi ci siamo al presente, però. Attentato esatto. Alla Lazio che recupera palla. Immobile, prova a girare la palla sul laterale sinistra, arriva. Ce n'è ancora Anderson, ce n'è ancora Anderson, la mette in mezzo. Ma per chi? Il scivola in area di rigore, fallo di Immobile. Fallo di Immobile. Che si arrabbia, ma c'è fallo in attacco di Immobile. Sono tre di recupero. Allora, intanto Immobile viene ammonito per proteste, poi continua a smoccolare Immobile dicendo porca Ana davanti all'arbitro. Ildiz scivola, si riprende, arriva Immobile, fallo, gli dà una spallata, lo butta a terra, ma errore di Ildiz in area di rigore. Anche Barbara D'Urso in tribuna viene inquadrata adesso. È una bambina. Vabbè, riparte una punizione in favore della Juventus. Immobile, capitano ammonito, solo tre di recupero. Una partita difficile, forse anche più brutta del previsto. Ci si è sentita la presenza di Immobile comunque in campo. Sì. Riparte intanto la Juve, un lancio stacco avanti, di McKennie in avanti, ha commesso fallo il Diz, che è rimasto anche a terra. Riparte la Lazio. Ma dove va? Dove va? Isaksen insegue il pallone. Però la prende, la prende. Mazza, che velocità, la rimette in mezzo. Mamma mia, vi attraversa tutta l'aria. Ealing, Seculov, dribbling di Seculov. Attenzione! Ha messo il motorino e Seculov. Non c'è nessuno. Galleggia sulla tre quarti. Ha tenuto palla, ha portato avanti la squadra. Seculov, a sinistra Rabiot, in orizzontale, una palla lungolina per Ealing. Stiamo... Danilo perde palla così nel nulla, per fortuna. Danilo secondo tempo mai visto, un disastro. Danilo, non pervenuto, fa la Szczęsny, attenzione perché c'è Immobile. Szczęsny fuori dall'area di rigore col sinistro, la da Marusic, sì, praticamente dai, però ragazzi, no, allora, comunque se pareggiate baciatevi i gomiti oggi, riparte oggi ancora Lazio. Attenzione ancora Lupo Alberto, dai, prova una McKennie. Dai, the American Connection, cerca Wea, Locatelli alla tre quarti, il Diz sterzatissima, chiuso in seconda battuta da Vecino, aveva girato il primo avversario, poi Vecino ha capito tutto, ancora Seculov di tacco, non ha capito e non ha seguito, lo... McKennie, abbiamo... Seculo. Da... Rientra. Attenzione, andiamo, rientra! Andiamo, Immobile. Grande recupero, recupero. Bremer recupera su Immobile di potenza. Sì, ma Immobile sembra un sacco di anziani che fanno. Non è finita! Non è più lui, Che figura Immobile, ragazzi. Aspetta. Riparte ancora Lazio, via. C'era un mio amico che a calcetto correva così, faceva metà campo e poi si accasciava da solo. Immobile è fermo. 30 secondi alla fine, 20. Anderson, Juve in difesa. Dai, sarebbe una beffa. Sarebbe una beffa. Guendouzi. Guendouzi, palla morbida. Eccolo! Merita la Lazio, te lo dico io, Mandiamolo via questo qui! Inaccettabile, io l'ho visto, erano fermi come se fosse finita, non è finita, e prendiamo un gol proprio sul naso come in allenamento, esercitare un gol inaccettabile. Fatevi male. Non allora, si può giocare così a pallone. Buoni. Clamorosa dormita della difesa della Juventus. È vero, 5 contro 2, cross di Meldozzi. E qui quello che dorme è Seculov. Che vabbè, si fa far fesso. Un gol uguale alla Lazio con l'Atletico Madrid. Sì, però non era il gol. Londo mondo, Flex, via. Attenzione, si è bloccata l'onda, ma va bene lo stesso. Allora, guardate, c'è questa situazione in area di rigore della Juventus. Una palla ceduta qui in direzione di Guendouzi. Guendouzi alza la testa,
E questa è la situazione in area di rigore della Juventus, cioè una situazione sostanzialmente di serenità, perché c'è un'enorme supremazia, ma dovete fare attenzione qui a Marusic e qui a Sekulov. Il cross, e mi devo spostare io, arriva praticamente qui, dove Marusic sorprende in qualche modo Sekulov, salta di testa e da questa distanza mette in rete. Nulla da fare, Fabio, per il portiere. L'onda è partita o non è partita? È finita. Beh, insomma, l'onda penso l'abbiamo fatta vedere comunque. Quindi diciamo, la Juve becca un gol. Pensate, guardavo il cronometro, era 92-45 secondi. E io ho detto non è finita. Però, i giocatori 15 secondi alla fine. Non guardavano più la palla. Situazione e io ho detto analoga. Non è finita. Scusa Fabio, ma Guendouzi può tenere palla 40 secondi sul vertice e scegliere la giocata qua senza che un giocatore lo affronti? Qua lui guarda, fa un passetto, guarda, se la sposta, guarda, aspetta il movimento, guarda, questo intanto si muove, guarda, e poi senza opposizione mette un cross come in allenamento. Secolo. Aggiungo. È una cosa normale, l'ho detto, non è finita. E aggiungo, 20 minuti prima, stessa situazione, cross. Beh, 20 minuti prima. Esce Szczęsny e va a rinvio. Sara, io lo voglio rivedere. Marusic è stato tenuto in gioco da Secolo, che non si è alzato. Ma quando mai facciamo il fuorigioco? Sarà sono 20 anni che lo facciamo fuori gioco. Se tu guardi gli altri difensori centrali, sono saliti. Sekulov no. Chi è salito? Sono terminati di gol. Mi permetto. Ma sono degli errori. Questo è un errore che... Allora, è un errore. L'ABC del calcio è sempre palla libera, non si sale. Quando, questo lo insegnano fin dalle prime... Quindi quando, se la palla è scoperta... Aspetta, se la palla è scoperta, non si... Cosa fa? Ma chi l'ha chiamata? Chi la vuole? No, le pulisco. Se la palla è scoperta, cioè se chi ha il pallone è in grado di dettare il passaggio con tranquillità, la difesa deve rinculare. Quindi sarebbe stato un errore clamoroso quando Guendouzi... Allora, per la precisione, qui c'è una palla data a Guendouzi. Ha ragione perfettamente Momblano. Guendouzi ha tutto il tempo di studiare la situazione. A questo punto, mai nella vita sale la difesa. La difesa deve rimanere ferma dov'è. E la difesa è rimasta ferma dov'era. Certo che ferma. Ma si sono persi qui Sekulov, che ha 22 anni, che viene dall'Next Gen, che è un giocatore... Ma è alla sinistra, come fai a saltare solo lui? Dove sono i centrali? Chi era davanti era McKennie. Che sì. Però giustamente avendo quei 2 o 3 metri anche lui è rimasto lì un po' arinculato. Sta di fatto che in questa situazione tattica con 3 giocatori che tendenzialmente dovevano presidiare paradossalmente forse doveva anche staccarsi un centrale, non lo so, sta di fatto che però io Sekulov voglio dorme anche un po' vedere la posizione di Szczęsny perché è nell'area piccola non è nell'area piccola, gli stacca voglio rivederlo. Ragazzi, stasera deve intervenire la proprietà, John Elkann, esonerarlo questo, deve intervenire lui stasera, perché con questo, ve lo dico, rischiamo la Champions League, ve lo dico chiaro e tondo. Te l'ho detto prima. No. Sì, dato che tu ti favi contro, io ti ho detto, guarda che se perdi oggi, la classifica primo ti fa spavento. Primo poi il gol così, capito? Siamo stati fortunati sul rigore, che non ci ha dato un rigore contro, no, altrimenti eravamo sotto. Ma non si può giocare così a pallone, ragazzi. Rischiamo grosso, come io ve lo dico a voi. Come dargli Negriani, ve lo dico, con questo qui. No, non andiamo in Champions, te lo dico. Sono i giocatori, fermi lì. Allora, intanto la classifica, la Juve incredibilmente rimane a 59. Credo che sia la peggior serie negativa della storia della Juve. 7 punti in 9 partite, una media da retrocessione. Ranieri quando fu esonerato nel finale con la Juve che andava a mettere a rischio la Champions, poi entra Ferrara e le vince, la squadra le vince le ultime. Aveva fatto questa sequenza, mi pare. Mischi, la Juve di togliti la mano da Zaccheroni. Del Neri forse. Del Neri. Del Neri. È peggio della Juve. Però Del Neri arriva settimo. Gira il girone d'andata secondo, mi pare, pari merito, arriva bravo, settimo. Bravo, da casa cosa dicono intanto? Direttore, allora tutti al Marusic? Io ho detto tutti al Marusic. Vi avevo anche detto, guardate che non la vedo bene. Poi infatti mi ero stupito, perché io avevo la sensazione che beccaste gol, ma a 15 secondi alla fine anch'io mi sono distratto. Ma è bello, dopo 5 minuti Giordano ti ha chiesto, che sensazioni hai? Male. Sì, ma lei dica qualcosa. Ma cosa vuoi da me? Qualcosa su Allegri.
Scusa. Lei deve dire qualcosa, scusa, su Allegri. Se datelo, Cardano. No, non puoi far finta di niente. Che lui sia una sentenza. Io la mia l'ho detta. Tu dire la sua vittoria. Perché l'uomo lo conta. L'uomo lo conta. Ma ripeterai le stesse cose. Ho capito, ma di la tua. Fermo lì. Stasera. Cardani. Calmo. Allora andiamo a vedere il secondo tempo. Eccolo qui, vedete. Al secondo tempo la Juventus ha fatto poco. Non moltissimo la Lazio, ma almeno la Lazio ci ha provato. Per la Juve solo un cross sul secondo pallo di Illing per Cambiaso. Mandas c'è, che peraltro Cambiaso secondo me non ha neanche tirato, ha fatto più una palla, esatto, messa in mezzo. Per quanto riguarda la Lazio, 70esimo, Marusic da centro area col destro, tiro deviato in corner e sembrava una palla gol mica da ridere. 86esimo, Vessino da fuori col destro, palla a lato e poi il gol di Marusic sul cross di Guendouzi. Andiamo a vedere adesso i promossi bocciati di Juventus. Promossi, Chiesa, si fa per dire. Illing e Bremer, bocciati Danilo, Ken e Sekulov, però dovremmo bocciarne, no, Sekulov, tantissimo. Bocciare un ragazzino, solo bocciare un ragazzino. Allora, qui ragazzi, ha la responsabilità qui del gol. Hanno così voglia di sbraitare. Qui è da mal di testa pensare cosa sarà il mercato quest'estate. Ma noi parliamo degli scarsi. Vogliamo dire anche tutta la squadra. Vogliamo anche dire che di quelli forti, pagati tanto, che hanno un grande stipendio, comunque hanno deluso anche quelli. Cioè, Danilo oggi. Danilo, Locatelli e per certi versi anche Chiesa. Noi l'abbiamo promosso Chiesa, ma mai un tiro in tutta la partita. Se non puoi più fare affidamento su quei giocatori. Andiamo a vedere lo scout della partita. Eccolo qui, 1-1, gol attesi per la Lazio 1-11, ovviamente fa gol. Per la Juve solo 0-58, possesso 65-35, tiri in porta 4-3, tiri fuori 8-3, tiri respinti 4-3. Conclusioni pericolose 5-2, quindi vedete che alla fine sono 16 conclusioni a 9 per la Lazio, conclusioni pericolose 5-2, corner 7-2, 12 falli dalla Lazio, 10 alla Juve, 2 ammoniti nella Juve, 1 nella Lazio. Mi date Juve oggi un anno fa, perché anche questo è un tema terribile che dobbiamo, insomma, la Juventus che per tanto tempo stava andando meglio, no, beh, guarda, in qualche modo come un anno fa, 59 punti, gol fatti 44 contro 47, gol subiti 25-20, ma se mi date la serie negativa Juve, questa è veramente una cosa che sconvolge per certi versi. 7 punti in 8 partite. Anche 9, perché, ecco, 9, dobbiamo dire 9. Che le prossime sono impegnative. Guardate qui. Sono 3 pareggi, 4 sconfitte e una sola la vittoria. Fabio al 94esimo Rugani, sì, col Frosinone. Però, quindi 9 partite, una vittoria, un disastro che non può non chiamare in causa l'allenatore Iacaccia. No, quello che ti voglio dire, Fabio, che noi togli la Salernitana nel Cagliari, quelli della parte destra le abbiamo incontrate tutte. Sì. Tutte. Pensa un po'. No, dico, pensa un po'. E a Cagliari ci devi andare. A Cagliari ci devi andare. Datemi 2 minuti nella regia, perché questo è un tema bollente. 2 minuti abbiamo a gastare poco.